9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Game over. Guardatelo ora, o non lo farete mai più. L'ultimo shuttle svanisce nel fumo del liftoff, come il trucco di un mago, e porta nello spazio una storia lunga 135 missioni, 30 anni esatti chiusi in un velocissimo conto alla rovescia. Ciao Atlantis, anzi, addio. Addio Endeavour, addio Discovery, addio Columbia e addio Challenger anche, perché le tragedie lasciano strali di immortalità a dispetto della retorica. Si chiude. La parte del mulo spaziale toccherà ad altri non pervenuti progetti. E mentre la NASA si affannano a disegnare il dopo, il conto degli STS si ferma a 135. Un evento da pellegrinaggio pagano, con quel tappeto umano srotolato lungo la Space Coat ad ingolfare l'accesso al Kennedy Center. Ci sarebbe persino un'utilità scientifica a giustificare il volo finale. Atlantis porta sulla Stazione Spaziale Internazionale un prezioso carico di rifornimenti e pezzi di ricambio che garantirà alla ISS di operare per un altro anno ancora. Un surplus inutile per i fondi dell'amministrazione USA, ma troppo importante per la NASA, che si è pagata l'ultimo viaggio nella leggenda di tasca propria. Un milione di occhi puntati al cielo della Florida dicono altro. Romanticismo e un pizzico di nostalgia per quella navetta che si è caricata sulle ali il prosieguo del sogno post-lunare. D'altra parte scappò detto a John Glenn, i razzi che lanciarono noi e poi gli uomini dell'Apollo erano il puro sangue dello spazio. La navetta è sempre stata vista dalla gente come il mulo che porta i rifornimenti al fronte. Alta tecnologia spacciata per mezzo da lavoro dunque, ma così avanti da tradurre in orbita già negli anni Ottanta il concetto attualissimo di riciclabile. Quando la NASA disse lo stop ai razzi usa e getta e si inventarono questi mostri d'alluminio alati, in pochi gli riconobbero appiglio. Dovettero passare pressoché inosservate 50 missioni prima che gli orbiter finissero tragicamente nei cuori dell'umanità. Per quei lunghi istanti dell'esplosione di Challenger, il 28 gennaio 1988, 73 secondi di volo e 7 astronauti disintegrati, e per quella lunga striscia di morte in cui si trasformò il Columbia nel 2003, consumandosi in diretta TV tra California, Arizona e Texas. L'aveva detto con una battuta Alan Shepard un po' di tempo prima: mi preoccupa il pensiero di stare seduto in cima a un razzo fabbricato dalla società che ha fatto l'offerta più bassa. Una battuta che rimbomba ancora nell'immaginario collettivo, perché se il Columbia tornò a terra in 80.000 pezzi, fu colpa di una guarnizione di gomma da 50 centesimi. Ma è il mercato, bellezza, e la lesina ne fa parte integrante fin dall'inizio, dalla politica di riduzione dei costi di Richard Nixon quando il progetto nacque negli anni 60. Figurarsi oggi in tempo di crisi globale, quei 200 miliardi di dollari sul conto della storia hanno deciso per tutti. Basta, passiamo oltre. Bush Jr. ne annunciò la fine per il 2010 in nome di Constellation, il programma di ritorno alla Luna per il 2020. Obama gli diede altri 6 mesi di vita per tenere botta un altro po', per capire come riempire lo spazio vuoto che seguirà lo sbuffo di Atlantis. Mentre l'uomo resta per l'ultima volta incantato con gli occhi al cielo a leggersi i titoli di coda di un sogno ormai scaduto.